Continuiamo con il nostro tema dedicato alla fish media e all'importanza che ha la fish media per un salone d'acconciatura. Per poter proseguire, ci occorre prendere in considerazione uno di quegli elementi che concorre a determinare quale deve essere la fish media ottimale del vostro negozio, ovvero i costi. Per poter quindi raccogliere tutti quanti i costi relativi alla nostra attività, dovete stilare un elenco di tutte le voci di spesa che la vostra attività nell'arco di ogni esercizio deve sostenere. Costi che possono andare dall'affitto del negozio, piuttosto che le utenze, piuttosto che gli stipendi, se avete dipendenti, stipendi e contributi, io li chiamo F24, il modello con cui si versano i contributi ogni 16 del mese, l'acquisto di prodotti. Una volta che avrete stilato tutto l'elenco completo delle vostre spese, dovete fare molta attenzione a fare un calcolo preciso, nel senso che alcune spese sono IVA compresa, avrete gli importi IVA compresi, altre spese non hanno IVA. Ad esempio, gli stipendi dei vostri collaboratori non contengono IVA, quindi di quell'importo potete prenderlo totalmente. Al contrario, se prendete il valore che pagate delle fatture, ad esempio di acquisto dei prodotti, una fattura da 1.000 euro, IVA compresa, prima di poterla sommare nel nostro conteggio, le va scorporato l'IVA. Come si fa a scorporare l'IVA da un importo? Molto facilmente, se ho pagato 1.000 euro, mi basta fare 1.000 diviso 1,22, il cui risultato è 819,60 e spiccioli, diciamo 819,60, poi dopo voi lo farete preciso con la calcolatrice. Ipotizziamo che il vostro totale ottenuto di tutte le spese che sostenete nell'arco di un anno sia di 75.000 euro. Cifra di esempio del tutto ipotetica, per qualcuno può essere molto di meno, per qualcun altro può essere sicuramente molto di più. Ciò che però è molto simile da un negozio ad un altro è il tempo che in un anno voi lavorate all'interno del vostro negozio e vi posso già dire che molto probabilmente la maggior parte di voi lavora all'interno del proprio negozio per 240 giorni anno. Questo è l'esempio di un negozio che lavora 5 giorni alla settimana e sta chiuso 4 settimane all'anno. Quindi, se io divido i miei 75.000 euro di costo diviso 240 giorni di apertura annui del mio negozio, questo risultato mi dà un valore di 312 euro e spiccioli, diciamo 312 euro. Ecco, 312 senza IVA, senza IVA, è il costo di apertura di ogni singolo giorno di questo negozio di esempio. Questo negozio, semplicemente per stare aperto, costa 312 euro più IVA al giorno. Quindi vuol dire, perché dico più IVA? Perché voi per coprire queste spese dovete come minimo incassare per corrispettivi 312 euro più IVA. Ogni giorno dovete incassare di corrispettivi 380 euro per arrivare a pareggio. Siamo a pareggio della nostra attività. Non abbiamo ancora guadagnato un centesimo. Fate questo calcolo e andate avanti a raccogliere ancora per qualche giorno la vostra media fish.